Presidente Marsiglio, proviamo a dare un giudizio sullo stato di salute dell'economia abruzzese anche alla luce dei dati presentati oggi in occasione del libro del professor Pino Mau. Beh, tanto parlano i numeri, una recente pubblicazione del Centro Studi di Confcommercio mostra come l'Abruzzo sia in quest'anno la regione che insieme al Lazio è cresciuta di più in tutta Italia, 1,7% di crescita del PIL contro lo 0,5% del nord e lo 0,8% di media nazionale, quindi più, praticamente il doppio della media nazionale e più del triplo di quanto non siano cresciute le ricche e industrializzate regioni del nord, quindi siamo la locomotiva della crescita, il che non vuol dire che non esistano problemi, che però nascono da scelte strategiche che in particolare l'Unione Europea ha fatto negli anni passati per costruire l'agenda del Green Deal, costruendola però in una maniera sbagliata e sulla quale io spero che adesso l'Europa abbia un ripensamento, che il governo italiano insieme alla Regione Abruzzo sta sollecitando, perché bisogna capire che la concorrenza con la Cina o con gli Stati Uniti non si fa sbandierando ideologicamente degli obiettivi, ma bisogna mettere le nostre aziende in condizioni di poter competere, di poter avere i tempi giusti per assorbire certe trasformazioni, di poterlo fare nella libertà della ricerca scientifica e tecnologica di cui siamo maestri e anzi abbiamo insegnato al mondo i pregi e le virtù della ricerca scientifica e tecnologica. E su questo quindi rimettere in condizioni le nostre imprese di respirare, di avere tempi giusti per fare gli investimenti e garantire la solidità dei nostri posti di lavoro.